Seconda puntata di Territori d'Abruzzo e oggi siamo ai piedi del Gran Sasso, o per meglio dire ai piedi del Monte Camicia, vale a dire una delle cime del Gran Sasso, e siamo a Castelli, la patria della ceramica artistica italiana. Ciao Francesca. Ciao Alfredo, iniziamo da qui questa puntata. Ovviamente percorreremo tutte le caratteristiche, le peculiarità di Castelli, la storia e soprattutto i grandi riconoscimenti ottenuti, vedendo quello che è ovviamente il paesaggio, soprattutto i protagonisti di Castelli. E soprattutto andremo a vedere anche come si realizzano le famose ceramiche castellane con uno dei maestri di questa arte, perché è una vera e propria arte. Pensate che le ceramiche di Castelli sono conservate nei musei più importanti del mondo. Uno di questi è il più visitato al mondo, l'Ermitage di San Pietroburgo. Allora andiamo a vedere Castelli e a conoscere meglio le peculiarità di questo centro. Roma, il centro storico di Castelli, da cui inizia la nostra camminata. Lui è Rinaldo Sega, il giovanissimo sindaco di Castelli, ci racconterà. Buongiorno Rinaldo, ci racconterà la storia. Noi adesso attraverseremo i borghi, c'è una storia molto importante. Iniziamo a camminare. Certo. Qual è la prima cosa da sapere quando si arriva qui? Allora, naturalmente Castelli è conosciuto in tutto il mondo per la ceramica, in particolare per, diciamo, per la maiolica. Quindi per la produzione artistica della maiolica castellana, quindi è conosciuta fuori, oltre i confini sia regionali ma anche nazionali. Per quanto riguarda il discorso, diciamo, relativo alla storia del borgo di Castelli, diciamo che è difficoltoso avere, diciamo, delle precise indicazioni sulla origine storica, però, diciamo, sono già delle prime testimonianze durante il periodo romanico. Poi successivamente, diciamo, lo splendore maggiore è stato raggiunto durante, diciamo, il periodo del feudalesimo sotto i Mendoza, che hanno dato a Castelli anche un respiro internazionale per quanto riguarda il commercio della ceramica. E proprio sulla ceramica poi si snodano alcune particolarità del borgo. Noi adesso le faremo vedere, perché da un lato troveremo qualcosa che caratterizza le porte, quelle più antiche, dall'altro invece delle mura che in qualche modo vengono riportate alla loro origine storica, e per farlo noi ci spostiamo e vediamo da un'altra parte. Una cosa importante per chi dovesse visitare Castelli è sapere che la tradizione della ceramica poi si ritrova anche all'interno del borgo, e una cosa che va spiegata è la ricorrenza di queste immagini di tipo religioso che ci sono vicino alle porte, le più antiche. Che significa? Allora, esattamente, queste sono delle mattonelle che praticamente gli artisti ceramisti mettevano vicino alle porte della casa. Spesso rappresentano appunto delle figure di santi per, diciamo, per protezione all'abitazione. Quindi, diciamo, questo è il motivo di queste mattonelle, che sono spesso ricorrenti all'interno del centro storico. Alcune di queste, che sono riconosciute veramente come preziose, dove si trovano? Allora, alcune di queste le troviamo nel museo, il nostro museo delle ceramiche, che attualmente, diciamo, è quello che si trova in via Convento, che però a seguito del sisma del 2009 è attualmente inagibile, ed è presente adesso un'altra sede in via Salita Paradiso, sempre qui nel centro di Castelli. Abbiamo parlato del sisma, ovviamente il sisma ha avuto anche delle conseguenze a Castelli, e si vedono ancora delle strutture che sono puntellate. Allora, il sisma del 2009 ha colpito anche il territorio teramano, infatti il comune di Castelli rientra tra i comuni teramani che sono nel cratere. Sì, ci sono delle, diciamo, a seguito del sisma 2009 sono state diverse problematiche, soprattutto nel centro storico di Castelli, come possiamo vedere qui questa, ad esempio, questa puntellatura. Noi stiamo cercando adesso di velocizzare tutto il processo che porterà all'approvazione del piano di ricostruzione, per poter velocizzare appunto la ricostruzione e far rientrare nelle abitazioni tutti gli abitanti del centro storico. I danni che sono stati riportati sono soltanto questo, o c'è anche qualcosa che è andato distrutto a Castelli? Allora, diciamo completamente distrutto fortunatamente no, però diciamo che la maggior parte dei fabbricati, degli aggregati del centro storico sono quasi, diciamo, buona parte inagibili. E poi continuiamo a parlare della storia, sì, perché c'è un muro che ce la racconta, e vediamo chi ci aspetta. Sì.
Abbiamo detto che la storia si trova sui muri. In particolare adesso noi andiamo a incontrare Alessandro Fagliani, che è assessore alla cultura tra le altre deleghe. Ciao Alessandro. Ciao Francesca. Qui c'è un pezzo di storia importante. Sì, qui ci troviamo in quella che era la casa di Orazio Pompei, che è uno dei primi ceramisti di cui si ha notizia nella storia della ceramica di Castiglia, appunto. Infatti qui sullo stipite di questa finestra c'è scritta questa è la casa di Orazio il Vasaio, datata 1562. E qui era presente fino a una trentina di anni fa la famosa mattonella della Madonna che allatta il bambino di Orazio Pompei, datata 1551, che adesso si trova nel Museo delle Ceramiche di Castelli. Infatti abbiamo detto che proprio per il sisma è stato messo al sicuro quello che fa parte del patrimonio e si trova all'interno del museo. In questo caso questa rientra in queste accortezze. Sì. Quindi abbiamo detto risale al 1500. Attualmente in questa che è stata una dimora importante cosa c'è? C'è un laboratorio d'arte ceramica tuttora oggi. Allora, noi continuiamo il nostro viaggio perché sempre i muri ci parleranno della storia, però questa volta si parla proprio di qualcosa di tecnico e riguarda sempre le ceramiche. Sì. Che c'è una storia nei muri che racconta bene quella che è la tradizione per la quale è conosciuta Castelli. Qui troviamo ancora dei puntellamenti, questi abbiamo parlato, è sempre dovuto al sisma dell'Aquila. Qui inizia una parte che davvero è molto storica, si vede la pietra, si vede ovviamente un borgo riconoscibile. C'è una caratteristica molto importante che non tutti sanno. Allora, praticamente, diciamo, come dicevamo, la storia di Castelli trasuda dalle pareti del centro storico. In pratica si può vedere sia dal nero delle pareti, quindi il fumo che usciva fuori dai forni per cuocere poi quella che era la ceramica, il prodotto ceramico, il prodotto della maiolica. E un'altra caratteristica importante di cui parlavamo in precedenza, in pratica, è che all'interno delle pareti, lo vediamo meglio un po' più avanti, praticamente la casella, che è un supporto per cuocere i piatti di ceramica, diciamo, dopo un tot di cottura ovviamente si rompeva e quindi i pezzi di risulta venivano utilizzati come materiali, come laterizi e venivano inseriti all'interno delle pareti del centro storico. Per esempio qui ne vediamo alcune testimonianze proprio in questa parete, dove si vede bene tra l'altro i buchi dove venivano messi i più pioli. Più tardi vedremo proprio le caselle perché entreremo dentro il laboratorio di un maestro, però è una cosa importante perché questo caratterizza proprio Castelli. Allora di qua c'è una via che è strettissima e si vede ancora di più l'effetto. Vediamo, l'hai detto, il nero che si vede come in questo caso è dovuto dai forni. Dovuto dai forni. È già una storia questa. Sì, esattamente. Di qua se ne vedono tantissime di caselle, più tardi le vedremo, però sono riconoscibili dopo che uno ha visto la materia prima. E questo racconta una storia. Certo, questa è una cosa proprio tipica di Castelli, perché questo supporto appunto per la cottura del piatto poi una volta rotto veniva messo all'interno per ultimare la parete dell'abitazione. Cosa importante, abbiamo parlato delle caselle, dei muri, adesso parliamo invece dei piatti. C'è anche un'attività che si fa con i piatti, vero? Sì, quella è tipica castellana. Il 15 d'agosto si fa il lancio del piatto. Il lancio del piatto noi adesso andremo a vedere. Sì, adesso ce ne parlerà Alessandro Fagliani, la storia della cultura, che è una tradizione tipica di Castelli. Adesso andiamo proprio al belvedere, questa ovviamente è una delle parti più belle perché si vede tutto il paesaggio, si vede la montagna, c'è da raccontare una storia importante anche in questo caso. Qui ci aspetta Alessandro che ritroviamo. Allora Alessandro, c'è una storia su questo belvedere. Sì, questo il belvedere non è stato sempre così come lo vediamo oggi. Il muraglione è stato costruito nel 1926, è stata ultimata veramente la costruzione, perché qui fino al 1834 era presente un'altra
fila di case, sì, speculare a quella che troviamo qui alla nostra sinistra. Poi a seguito di crolli ed in particolare a causa del terremoto di Avezzano del 1915, questa fila di case è venuta giù ed è stato costruito questo belvedere come consolidamento. E qui ogni anno, il 15 di agosto, si rivive una tradizione che si perde nel tempo, quella del lancio del piatto. Vediamo là che ci sono dei piatti. Infatti, è una tradizione storica, per l'appunto, che forse nasce come diletto da parte dei ceramisti che quando avevano del materiale di scarto si dilettavano a lanciarlo lungo le rupi che circondano Castelli. E con il tempo è diventata una tradizione e adesso il 15 agosto è praticata soprattutto dai turisti che insomma vivono con gioia questo momento, questa particolarità. Qual è l'obiettivo? Perché poi c'è uno scopo, sì, quello c'è di lo scopo è quello di superare il fiume e far ricadere il piatto in quell'area con bassa vegetazione. C'è una fase di qualificazione e poi una fase finale e naturalmente i premi sono in ceramica offerti dalle aziende ceramiche locali. Francesca, io prima guarderò voi perché ovviamente non so come funziona. Mi hanno spiegato che sì, è complicato anche per l'aria. Non è così semplice, infatti prende delle traiettorie strane. Io ci provo, non sono poi così esperto. Credo che ci sei quasi riuscito, anzi. Vediamo. Non sono andato oltre il fiume, però non sono ricaduto nell'area delimitata. Adesso chi facciamo provare? Facciamo provare il vice sindaco Andrea Petrilli. E poi il sindaco, naturalmente. Quindi a pancia in giù lo fate? Sì, sì. Perché in quel modo l'aria riesce a sì, plana meglio il piatto. Il vice sindaco, il sindaco, proviamo, sì, dai. Vediamo anche il sindaco. Quante persone vengono a partecipare a questa festa? Centinaia di persone, insomma. E il belvedere si riempie su tutta... il sindaco ci è riuscito. Vedi? Non a caso. Il primo cittadino. Il primo cittadino. Sì. E allora facciamo adesso l'applauso noi al sindaco che ci è riuscito. Adesso Francesca devi provare anche tu. Devo provare anch'io? Sì, per forza. Proviamo. Al rovescio. Da superare. Sporgiti un po' di Proviamo. Più. Non in alto. Vedi, lanciare... ci vuole l'esperienza. Riprova. No, io dai, mi fermo qua perché... Riprova, un altro lancio. Mi sembra anche un po' abbastanza... Un po' verso il basso e così. No, non è la mia arte, dai. Allora, adesso abbiamo fatto vedere, questa che è una tradizione importantissima, sì. Facciamo vedere la base, che è un laboratorio di ceramica ed è uno dei più storici. Sì, tra l'altro è protetto, insomma, è vincolato dai beni culturali, è forse il laboratorio più antico ancora in funzione. E lì invece noi lasciamo la linea ad Alfredo che ci presenterà Vincenzo e soprattutto l'arte e la maestria dei maestri della ceramica. Grazie per la linea, Francesca, ne abbiamo tanto parlato delle ceramiche di Castelli, d'altra parte è proprio il caso di dirlo, sono il piatto forte di questa puntata e adesso andiamo a vedere come vengono realizzate le ceramiche castellane e lo facciamo seguendo il lavoro di uno dei maestri storici dell'arte castellana, vale a dire Vincenzo Di Simone, e entriamo in questa bottega che pensate esiste dal 1620, è tutelata dal Ministero delle Belle Arti ed è una delle aziende, dei laboratori più antichi. Potete vedere che il tempo e la data di questo laboratorio è data anche dai muri, tutti completamente in pietra. Andiamo sopra allora a vedere dove troviamo il maestro Vincenzo Di Simone. Eccolo qui. Buonasera. Maestro, come sta? Bene, bene. Allora, qui siamo in quella che possiamo definire la patria della ceramica castellana. Sì.
È il laboratorio più antico di Castelli, cioè, 1620, Castelli dicevamo ha prima. 5 secoli di storia automaticamente. Qui è una di quelle fabbriche rimaste. Io, vedendo le cose che erano sfacelo nel paese, ho pensato di metterci il vincolo dei beni culturali. Lei quanti anni ha? 82. Complimenti. E da quanti anni lavora la Andavo ceramica? all'asilo, da allora entrai, sai, i bambini Quindi quasi cominciavano. 80 anni che lavora la Beh, no, ceramica. entrai così. Poi il vero lavoro fu dal 50 al 70, che andai da De Angelis, che si lavorò per l'estero. Allora, quelli che vedete Qui sono tutti poi in stampi giro sono vecchi, tutti datati, stampi vedi? Qui antichi. sono tutti Facciamone stampi vecchi. vedere uno più Vedi? antico, magari. Questo è del 1000. Questi 1860, 1870. 1871. 1871, praticamente agli stessi anni Questo è un angioletto, vedi? della Questo è già. caduta della breccia di Porta Pia, 1871. Allora, andiamo adesso. Poi ci sta questa è una cornice, vedi? Sì. Vuoi vedere? Vediamola. Pure Adesso, questo, ecco, guarda, vediamo. vedi, pure questo 1000. 874, questa, è lì, eccola qui, Ecco. 1874. Allora, ci fa vedere come nasce Questa è una un'opera di Castelli. cornice, vedi? Cosa ha preso lei adesso? Ho preso l'argilla per Argilla. far vedere un momentino come erano i fiori in quell'epoca. Permesso. Io non le do fastidio, mi No, sposto no, no. adesso. Adesso deve fare lei. Complimenti per la forza che ha ancora, eh? Guardate, 84 anni, guardate che ecco qui. basso rilievo, questa è una cornice, Questo è vedi? il primo passo della realizzazione di Questo un'opera è castellana. un pezzo per far vedere, cioè, la modellatura di questa cornice. Adesso passiamo, invece facciamo una fruttiera. Ecco, guardi, questo è lo Uno stambo. dei piatti che poi vedremo Ecco, nella tavolata finale. vedi? Allora, Questo questo si tornio, che mette cos'è? Ha una particolarità, mi sembra. Questo è il tornio, ma non è perché gira a piedi, è come è stato congegnato il tornio. Guardate, due tavole, uno per sedersi e uno per poggiare i piedi. Una catasta di stampi qua. Poi hanno preso il piede di un tavolo. Guardate, questo è il Sì. piede di un tavolo. Qui hanno segato questo pezzo qua e hanno messo due vite a farfalla che stringe e allarga. Per lubrificare là, hanno messo la cotica del maiale, Ah, quella è una cotica il del grasso, maiale. vedi? E Quello come lubrifica. funziona? Come fa a lubrificare con quella? Allora si sgancia questo pezzo di Sì. legno, si mette là, si stringe le due vite e lubrifica il grasso, guardate, vedi? Lei gira Lui praticamente quella gira. mola che è sotto, Il raggio, di. il volano è pesante, vedi? Sì. Poi per terra invece hanno infilato nel piede del tavolo un pezzo di legno di fico secco, duro, e per terra hanno messo il fondo di un bicchiere di vetro. Allora, legno e vetro, guardate, altro che i cuscinetti, guardate. È incredibile. Senta, signor Vincenzo, Sì. che datazione possiamo dare a un tornio di questo Questo è tipo? 700, questo qua. Del Settecento, eh. Questo sì. Ah, lei lo taglia con quella corda, guardate come funziona. Adesso ha lavorato l'argilla in quel Adesso modo. sto preparando per fare la sfoglia, vedi? Sì. Adesso lo batte. Praticamente ha fatto tanti strati di argilla Questo che adesso poi diventa. vengono riuniti. Questo adesso lo Si mettiamo ricompattano. nella macchina. Quelle asticelle servono a Questo cosa? A serve. misurare le No, non dimensioni. misurare. Se a me mi serve Andare. 3 kg di argilla, che faccio? All'incirca faccio così: prendo tre stecche e tre stecche Sì. e mi prendo l'argilla che mi serve. Adesso io la devo portare a spessore. Di quanto deve essere lo spessore? Beh, io mi do una regolata, non è che esiste. Ah, proprio è a occhio, eh. Questa è pronta adesso, vedi? La sfoglio. Adesso deve prendere la forma però del piatto. Questo sotto è lo stampo di questa fruttiera. Adesso io con le mani
devo modellare l'argilla. Eccoli. Con le mani devo spingere. È un lavoro di mani e di piedi, giusto? Sì. Perché con i piedi gira la ruota che sta sotto al, ecco, al tavolo, al bancone, ecco, e con le mani modella invece la creta. Questo è il bisogno di cottura. E allora andiamo sotto. Adesso scendiamo sotto perché c'è il forno, sì, e vedremo, scusi Vincenzo, vedremo un processo particolare. Prima del forno, qui siamo scesi al piano di sotto, sì, c'è un altro processo da fare, la smaltatura. La smaltatura. Ecco, questo, allora, è lo smalto, questo è lo smalto, che è fatto come? Questo è lo smalto, è una composizione di piombo, stagno e silice, cioè il piombo è la parte della fusione, lo stagno è un metallo opacizzante che dà il bianco e la silice è quella che regge i due componenti messi insieme. Bisogna essere dei chimici anche per poter lavorare. La ricetta che ho. Allora, questo è il pezzo già cotto una volta a 980 gradi, vedi? Sì. Come suona. Ok. Adesso bisogna dargli uno strato di smalto a questo qua. Quindi vedi? Lo immerge dentro, guardate. Attacca subito. Ma sì, perché è diventato poroso, vedi? Ecco, vedi? Assorbe subito lo smalto. Adesso, una volta smaltato il pezzo, passa alla decorazione, dipingendo il pezzo, poi di nuovo in cottura a 920 gradi. A 920 e gradi. Diventa lucido. I colori? I colori di Castelli quali sono? Sono 5. Sarebbe la ramina, il giallo, il blu, il manganese e l'arancio. E l'arancio, sono i cinque colori, che caratterizzano... Base, perché il rosso non c'era, venne fino all'Ottocento il rosso cardinalizio porpora. Guardate come viene decorato l'oggetto e adesso andiamo sotto al forno e vediamo sotto anche i colori. Sì. Vincenzo, eccoci qui arrivati alla stanza dei forni, dei colori. E dei colori. Allora entriamo dentro perché vedremo le particolarità di questa stanza. La prima la troviamo a sinistra dove c'è il forno. Però c'è il forno. Prima del forno rendiamo omaggio al patrono Sant'Antonio Abad, che si festeggia il 17 gennaio. Questo è protettore dei ceramici perché ogni fabbrica teneva la nicchietta così. Sant'Antonio. Ogni cottura che si faceva si accendeva il lumino. Sant'Antonio Abate Sant'Antonio è famoso Abate. Per essere protettore degli animali, invece è protettore degli animali. Ma porta pure il fuoco in mano. E porta il fuoco. Allora noi siccome combattiamo con il fuoco tutti i ceramisti in quell'epoca e allora gli si ha un certo rispetto a Sant'Antonio. È bello anche il lumino che è alimentato il lumino, con l'olio. Quello è indispensabile. Allora, poi c'è, vedo qui, una poi, palma benedetta. Poi, che succedeva? Una volta che il forno era pieno, che si doveva accendere, prima si buttava la legna secca per terra e si metteva quella verde che serviva per il prossimo forno. Poi scendeva sotto una persona e ti diceva, dammi un po' di legna più grande, e gli davi la legna grande. Dammi la palma benedetta e gli davi la palma benedetta per accendere il fuoco. Quando che era alla fine, dopo 24 ore, che il forno era già cotto e tutto, si ridava la benedizione al forno. E si metteva la palma benedetta nell'ultima legna che si buttava sotto e si diceva Sant'Antonio ti benedica e Santa Chiara ti schiarisca, che il forno era tutto cotto bianco, perfetto. E Santa Chiara perché? Perché non bastava il rosso del fuoco, doveva essere bianco, uguale, così, da qua e là doveva essere tutto un colore. Che temperatura raggiungeva il forno? Si diceva a occhio, così 9,20, 9,30, però sotto arrivava quasi 1000, sì, sotto dove si faceva È profondissimo, ma quello veniva questo riempito... Questo è 3 metri e qualche cosa di altezza. Ma veniva riempito di legna? No. Si cuoceva, ci voleva 24 ore di cottura. Si accendeva piano piano, piano piano. Mano a mano che consumava il forno, il calore saliva, per il colore del fuoco vedevi la gradazione, a 500 era nero il forno. E voi vi chiederete, dov'è la legna? La legna, eccola lì. Ecco, allora, che succedeva? Che succedeva? Dietro. Piano piano, che succedeva? Prendevi la legna, due pezzi a destra e due a sinistra. Quando che si consumava, rimettevi di nuovo, dovevi attento, aspettare. E il forno prendeva quota, il respiro.
Quando gli mancava la legna, cioè il mangiare, allora si finiva il respiro. Senta, ci dice perché la legna è conservata in alto? Perché con il calore del forno doveva essere secca al 100%. Se era verde la legna, che succedeva? La aumentava di spessore, faceva il carbone e allora non respirava più il forno, si empiva. Invece doveva consumare tutta questo cenere. Ha un nome particolare. Il forno a respiro. Forno a respiro, proprio per questo motivo. Perché tu lo vedevi, se andavi fuori, quello là ti chiamava, quando che non sentivi più il respiro, perché il forno fa così, vum, vum, finché c'era la forza della legna. Quando la legna finiva, finiva il respiro. Perciò si chiama e respiro. E moriva il fuoco. Allora, qui invece ci sono... altre adesso cose lo smalto fondamentali, facciamo. Perché ci sono i colori e adesso, c'è lo smalto. Adesso abbiamo detto sopra lo smalto, sì, che è una composizione di piombo, stagno e silice, che sarebbe questo, vedi? Questo qua. Questo è smalto, piombo, stagno e silice, vedi? Eccolo lì. Questo qua. Però per fare questo, che devo fare? Devo accendere questo forno qua. Prendo il piombo e lo stagno, lo metto dentro, sulle 600 gradi, quello là fonde. Una volta che è andato in fusione là, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, che succede? Che lì in superficie fa tutte bollicine. Allora io con un piatto chiudo qua, tolgo l'ossigeno. Togliendo l'ossigeno, maggiormente fermenta. Allora io con questo ferro, a mezzaluna, con questo, in superficie incomincio a togliere tutto quel crostallo che ha fatto più un bestagno. Passandoci più volte a destra e a sinistra, lo riduco in polvere, piombo e stagno. Lo riduco in polvere, così. Per vedere quando è pronto, se stacca dalla paletta il piombo e lo stagno, è arrivato. Se invece rimane attaccato, significa che la temperatura ancora è alta. E quindi non è buono? No, non è buono. Bisognava attendere ancora che si abbassasse. Quindi bisognava ancora... E calcinare per farlo raffreddare. Senta, mi toglie una curiosità, signor Vincenzo. Sì. Lei a scuola fino a che età è andato? La quinta. La quinta elementare, sì, ha fatto? Sì. E lei ne sa molto più di un chimico. Adesso andiamo a vedere invece i colori. Eccoli qua, ecco. Guardateli. A Castelli. Questi sono i colori di Castelli dei quali abbiamo parlato, sì, prima. Io ho ripetuto... quelle delle ricette vecchie. Allora, io ho preso i fili della luce, che sono sottili, li ho ossidati, e ho ricavato l'ossido di rame e ho ottenuto il verde rame, la ramina. La ramina. Se invece io prendo il solfato di rame, quel che si dà ai pomodori, alle vigne, vedi, questo, è più scuro perché c'è lo zolfo in mezzo. Però il rame dà sempre il verde. Uno. Il giallo si prende, è un minerale, l'antimonio. Quello a contatto col piombo diventa giallo. È fatto il giallo. L'arancia invece, l'arancio Castelli, questo qua pure a Firenze, scrivono arancio Castelli le industrie, perché l'hanno fatto i castellani, l'arancio Castelli. Io ho ripetuto quello che ci ho scritto e ho fatto l'arancio Castelli, vedi? Però ho preso l'antimonio e il solfato di ferro. Questo è quello che si dà in agricoltura per, sì, le rose, per, sì, i fiori, è questo. Mettendo questo e l'antimonio ho creato l'arancio Castelli. Invece il blu, questo qua, si prende il cobalto, col cobalto si ottiene infatti il si chiama blu cobalto. Blu cobalto. E questi sono i colori con i quali si decorano, si decorano le opere sono tutti minerali. Il manganese invece, per fare, cioè, il paesaggio, il terreno, questo qua, si prende la pietra di manganese che è un minerale, si cuoce, si aggiunge il fondente e diventa il manganese. Questo ce l'abbiamo pure noi a Castelli. Noi di materia prima che ce li teniamo? La silice, che è questa qua, vedi? Questa. Teniamo il gesso per gli stampi. Il manganese, a me mi dicevano i vecchi che lo tenevamo, ed infatti io queste pietre l'ho trovato lungo il fiume, che sarebbe questo il manganese che ho trovato lungo il fiume io, questo qua, e lo teniamo. E teniamo la legna. Allora, abbiamo visto tutti i processi di produzione, signor Vincenzo, di una ceramica di Castelli, adesso andiamo al piano di sopra e vedremo il prodotto finito, cioè come è un piatto di Castelli realizzato, che poi sono quelli che sono posti in vendita. Andiamo!
Ed eccolo qui, signor Vincenzo, un piatto di ceramica di Castelli. Sono pezzi che ovviamente hanno un loro valore, un loro pregio, sono tutti firmati dietro. Questo è firmato da Antonio Di Simone, che è suo figlio, sì, che abbiamo visto prima al lavoro, sì, mentre dipingeva, e potete riconoscerlo perché proprio i colori sono quelli di cui abbiamo parlato Il manganese, vedi? Poco fa. Questa è una scena rupestre, ma ovviamente se la camera mi segue possiamo vedere qui che ci sono anche questi vasi, ci sono vasi storici. Adesso andremo a vedere nel museo di Castelli, guardate queste zuppiere. Andremo a vedere dei pezzi che sono datati anche 1600 e 1700 per vedere che poi l'arte castellana è rimasta sempre la stessa. Allora andiamo, siamo passati dalla realizzazione dei pezzi moderni a quelli storici al Museo delle Ceramiche, dove c'è Francesca Romana Testi. Alfredo, infatti noi ci troviamo all'interno del museo, il Museo delle Ceramiche. La prima cosa da dire ed è importantissima è che questa è una sede provvisoria, perché abbiamo parlato del sisma e allora abbiamo detto sono stati spostati i pezzi più importanti, poi vedremo anche come si trova adesso l'ex museo, ma l'obiettivo ovviamente è quello di ripristinarlo. Con me c'è Giovanni Giacomini, lui ci racconterà la storia importantissima di queste opere. Iniziamo a dire che cos'è quello che abbiamo davanti? Questa è una parte del soffitto di San Donato che sono i mattoni in più dopo l'ultimo restauro, perché sotto le travature sono stati messi dei mattoni neutri perché non si vedevano tanto e quindi ci sono stati dei mattoni in più che esponiamo al Museo delle Ceramiche. Qui è una parte del pannello che tra l'altro è stato portato a San Pietroburgo quando abbiamo fatto la mostra delle maioliche di Castelli a San Pietroburgo. Si è parlato anche di farlo diventare un patrimonio per l'UNESCO, quello che poi andremo a visitare. Eh sì, dovrebbe essere appunto dichiarato patrimonio dell'umanità perché è l'unico soffitto maiolicato esistente in Italia. Abbiamo parlato prima quelli che sono stati alcuni pezzi salvati, messi dentro un museo perché per cercare ovviamente di custodirli per la loro importanza. Abbiamo parlato di una Madonna che allatta, si trovava fuori di un portone, era una storia che faceva parte di Castelli, quella di trovare delle immagini religiose fuori dagli ingressi delle case, ed eccola qua, ed ha una storia molto importante anche lei. Sì, perché questo è il pezzo più antico datato e firmato della maiolica castellana. Oro sta per Orazio, che è l'abbreviazione di Orazio Pompei, e la data era 1551. Purtroppo la mattonella è stata rubata quando la raccolta civica che era stata fatta per salvaguardare le opere che erano sparse per il paese, insomma, era esposta nella sala consigliare del comune e subì un furto gravissimo perché non c'erano nemmeno i sistemi di protezione. È stata ritrovata poi con un'indagine che ha coinvolto Roma, Milano e Londra e purtroppo è stata manomessa. Sono stati riempiti tutti gli spazi che, con la caduta di colore, compreso appunto il 51, era poco visibile, loro l'hanno trasformato in 1550. Tra l'altro, siccome è stato fatto a caldo, quindi rimettendolo al forno, probabilmente in questa modalità ha causato la rottura del mattone, che noi abbiamo fatto restaurare dal Museo di Faenza, che ha un laboratorio molto attrezzato, però lo abbiamo lasciato così com'è, cioè con un restauro museale in modo che si capisca. E tra l'altro ha una storia singolare, perché se noi la sottoponessimo a un esame della termoluminescenza che serve per datare i pezzi, risulterebbe un falso, mentre certamente è autentico.
Invece poi ci sono altri pezzi che hanno grande valore qua, ne scegliamo alcuni. Qual è, dopo questo che abbiamo raccontato con questa storia così lunga e importante, un altro pezzo che vale la pena conoscere? E sono questi due vasi, un boccale e una coppa Orsini Colonna. Queste sono è una produzione farmaceutica che fino a 30 anni fa non aveva patria, era rivendicata da tutti i centri più importanti d'Italia e tutti propendevano per Faenza. Invece, facendo gli scavi qui a Castelli, sono stati trovati frammenti che hanno consentito l'attribuzione a Castelli. Va sotto il nome Orsini Colonna perché il vaso più importante, che è una fiasca con un orso che abbraccia una colonna, i simboli di queste due famiglie principesche romane, che sta al British Museum e ha dato il nome a tutta la tipologia. Tra l'altro, le similitudini di questi vasi con i mattoni del soffitto cinquecentesco che precede quello seicentesco che abbiamo visto di San Donato era talmente evidente che è strano che per tanti anni non si è mai pensato a Castelli. È stato necessario scavare, trovare i frammenti, dopodiché è stato accolto da tutti gli studiosi questa attribuzione. Continuiamo a vedere, qui ovviamente sempre produzione di ceramiche. Sì, l'esposizione del museo è in ordine cronologico, per cui dal 500 passiamo poi al 600, fine 500, inizio di 600, quando tutte le città della ceramica adottano una nuova tipologia decorativa che va sotto il nome di compendiario, cioè un soggetto sintetico facilmente comprensibile su smalto bianco in contrapposizione ai colori forti del Cinquecento. E noi abbiamo appunto il soffitto di San Donato nell'edizione appunto 1615-17 che è in questo stile compendiario in colori più tenui. Più tenui della tavolozza castagna, colori languidi. Questo è un ritrovamento importantissimo che abbiamo fatto alcuni mesi fa quando sono iniziati i lavori di restauro delle case di Castelli, svuotando i riempimenti di una volta a botte, sono stati trovati questi frammenti. Siccome il palazzo ha un architrave con la data 1602, questi sono reperti della fine del Cinquecento. Importantissimo è questo boccale completamente bianco, che è una produzione popolare conosciuta attraverso i documenti di archivio, ma che non aveva documentazione diretta. Invece adesso sono stati trovati sei boccali completamente bianchi e questo è molto bello, tra l'altro perché si supplisce alla mancanza di decorazione con un manico molto elaborato e poi anche questi rigonfiamenti fatti sulla pancia. Ci spostiamo, abbiamo detto l'ordine è quello cronologico, sì. Si può vedere anche come viene sviluppato, quali sono, sì, i soggetti che cambiano? Praticamente poi all'inizio del 600, che è un periodo anche di crisi, perché c'è una gravissima crisi economica che coinvolge anche le produzioni della maiolica, i castellani, che erano molto innovativi, inventano un nuovo modo di dipingere che va sotto il nome di istoriato castellano. Si tratta cioè di raccontare sulle ceramiche delle storie tratte dalla Bibbia, dalle scene di caccia, dalle metamorfosi. Il più grande di questo modo di dipingere, quello che lo lancia certamente sul mercato, è Francesco Grue, che è il capostipite di una dinastia di pittori che durerà fino alla metà del Settecento. Qui abbiamo poi una cosa che abbiamo scoperto recentemente essere importantissima, e una parte degli ex voto che stavano in una chiesa di San Rocco, una chiesa a metà strada tra Castelli e le falde all'inizio del bosco.
Queste sono ex voto portate per invocare il patrocinio del santo. Allora venivano allattati i bambini, quindi era facile che le donne avessero delle difficoltà alla mammella, eccetera. Ma recentemente sono stati studiati da due medici e si è scoperto che addirittura non è soltanto un segno così tanto per invocare, ma è la rappresentazione della malattia subita. Loro hanno letto i diversi tipi di malattia attraverso questi segnali, per esempio quella mammella con quei segni blu, segno appunto di una malattia particolare. È una cosa recente, tra l'altro non ho ancora il risultato specifico, è stato presentato con una conferenza, ma attendo gli atti, insomma, perché è molto importante. Allora, professor Giacomini, abbiamo detto che la cosa importante adesso è andare a vedere anche qual è la situazione del chiostro. Noi vedremo il chiostro, sì, perché, come hai detto, questa è una sede che verrà poi... Noi qui abbiamo una rappresentazione sintetica ma esauriente della Maiolica di Castelli, arriviamo di fatti ai primi dell'Ottocento. Però il museo, quello purtroppo danneggiato dal terremoto, era tutta un'altra cosa. Perché... E allora adesso andiamo proprio a vedere com'era. Ci troviamo nel chiostro, questa volta dobbiamo parlare intanto di quella che era la sede originale del Museo delle Ceramiche, ma soprattutto di un'opera molto molto importante e racconta un'altra storia. Allora iniziamo, la prima regola è che è in senso antiorario. Sì, gli affreschi di questo chiostro, che sono dei primi anni del Settecento, illustrano la vita della Madonna e è composto da una serie di lunette intramezzate da medaglioni con i santi e i beati francescani, perché il chiostro era dei francescani, dei minimi francescani. Inizia appunto con la nascita della Madonna, la presentazione al Tempio, lo sposalizio della Vergine e poi continua sull'altro lato. Questa è la parte meglio conservata originale, che ha subito pochissimi ritocchi e interventi di restauro. Questa invece è un po' più conservata, diciamo. Qui abbiamo appunto la visita alla Santa Elisabetta, la nascita di Gesù, la presentazione al Tempio e poi via via fino ad arrivare all'ultima lunetta con la morte di San Giuseppe. Ogni lunetta era stata regalata da una famiglia castellana e al vertice c'era la dedica della famiglia donante. Inizia appunto con quella dell'Università di Castelli e finisce con questa della famiglia De Santis. Abbiamo detto che una cosa importante è che saranno avviati i lavori per ripristinare il museo storico. Sì. In questo caso abbiamo detto quello è il lato meglio conservato. Meglio che ha subito meno interventi, diciamo. Questo caso ha a che fare con l'esposizione, il fatto che da questo lato ci sia una situazione? No, il convento purtroppo nell'Ottocento è stato per 50 anni abbandonato completamente, quindi gli affreschi avevano subito dei danni. Poi con l'istituzione dell'Istituto d'Arte, che aveva qui la sede, fu fatto un primo restauro. Tra l'altro c'era un altro ordine di lunette, di archi al primo piano, tutto maiolicato. Si sono salvate soltanto le colonnine che abbiamo in deposito e dobbiamo esporle quando appunto speriamo al più presto sarà finanziato il restauro, perché il museo è la cosa più importante per Castelli. I visitatori, i turisti vengono per vedere la nostra storia. Ultima nota di colore, abbiamo parlato di tutta la storia delle ceramiche, ce l'ha raccontata in una maniera incredibile, ma è vero che anche la sua famiglia aveva questa tradizione? Sì, il mio bisnonno era un ceramista e anche mio padre, insomma.
che ha insegnato ceramica fino è morto dipingendo, si è alzato per andare a lavarsi le mani e purtroppo è morto. Quindi è cresciuto proprio con questa atmosfera ed ecco questo amore. Sì. Io ringrazio tantissimo Giovanni Giacomini, che è il direttore ovviamente del Museo delle Ceramiche, che ci ha raccontato in maniera incredibile tutta la storia che si nasconde. Ha nominato un istituto d'arte, noi adesso proprio lì ci trasferiamo, perciò cambiamo location. Nella nuova sede. Abbiamo detto il liceo artistico del design, noi siamo con Carla Marotta, la preside, che ci ospita qui per raccontarci l'importanza di una scuola che davvero ha una tradizione lunghissima, abbiamo detto supera i 100 anni, ma tuttora viene rinnovata. Quello che vediamo dietro ad esempio è la creazione degli studenti di questo istituto, perciò raccontiamo intanto l'importanza. Il liceo artistico per il design Grue di Castelli è stato istituito come Regia Scuola d'Arte nel 1906 e da allora ha segnato anche con il suo lavoro di relazioni, di presenze importanti artistiche la storia del Novecento, della ceramica del Novecento italiana e anche internazionale. È perciò una scuola che il prossimo anno compirà 110 anni, però non è una scuola del passato, è una scuola che poggia sul passato tutta l'energia per andare avanti. Tanto è vero che è una scuola fra quelle più innovative dal punto di vista della produzione ceramica e anche della progettazione secondo gli strumenti più attuali che ci sono. In questa scuola infatti c'è un centro digitale scolastico tipico dei luoghi di montagna e che viene anche messo a disposizione di professionisti che volessero fare questa esperienza. Abbiamo parlato di una mostra, vediamo, sì, ci sono. Gli oggetti qui esposti sono stati realizzati in questo anno scolastico dagli studenti e sono stati realizzati, è una mostra allestita nell'ambito di un programma che è quello dei mestieri dell'arte, programma di competenze sviluppate nell'ambito di un campus d'arte. C'è stato questo campus d'arte nell'ultima parte dell'anno scolastico. I ragazzi hanno sperimentato anche la possibilità di risiedere in un convitto distribuito qui a Castelli con l'aiuto un po' di tutti, diciamo così, e di finanziamenti extra naturalmente, e in questa occasione hanno lavorato all'allestimento di una mostra, perché allestire una mostra è una competenza che fa parte dei mestieri dell'arte, perciò hanno fatto incontri con i fotografi e questa mostra è stata guidata da uno scenografo che fa queste cose insieme con i ragazzi ed è una competenza con la quale è giusto chiudere, un'esperienza con la quale è giusto chiudere sia le attività didattiche di un anno, sia la produzione di questi ragazzi, sia anche un'altra esperienza importante che è l'alternanza scuola-lavoro, che è una novità per i licei attualmente, ma che in questa scuola è stata attuata da anni e anni e anni, grazie al fatto che questa scuola è frutto di un tessuto produttivo che si presta a gestire in maniera ottimale l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo raccontato che l'importanza e soprattutto il modo di guardare questa scuola è che ha una storia molto lontana ma è proiettata al futuro, perciò sì, viene assolutamente studiato quello che è il progresso, i ragazzi sanno qual è la storia, dove si poggiano, sì, ha detto bene. C'è un pezzo davvero molto importante, caratteristico, conservato qui dentro e si tratta di un presepe ma è molto particolare. Questo presepe è famoso nel mondo, è stato realizzato in 10 anni ed è stato da studenti e insegnanti e può considerarsi un autentico programma, non è stato un progetto di scuola, è stato un programma di intenti a più voci. È costituito da circa 50 statue in formato anche superiore a quello normale e che hanno la caratteristica di interpretare la realtà con una grande attenzione del particolare e più che altro così
come è giusto che sia in una scuola di design, secondo un metodo ad incastro che è tipico della funzionalità. Sono immagini che di anno in anno hanno prodotto uno studio collettivo interdisciplinare. Si lanciava un tema, tutti quanti gli insegnanti lavoravano su quel tema e anche nella realizzazione artistica i ragazzi poi alla fine producevano quello che secondo loro era l'espressione artistica di quel tema. Ed ecco che è nato un autentico presepe, che è peraltro una caratteristica di questa scuola, perché ogni anno viene prodotto per Natale un presepe sempre più attuale. Cerchiamo di dire una particolarità. Allora, vediamo queste statue. C'è la natività, d'accordo, e poi ha detto lei, si sceglieva un tema, ma non si sceglieva un tema che rappresentasse l'Abruzzo o la provincia di Teramo o Castelli, ma era vocazione internazionale. Uno di questi è un astronauta. L'astronauta con il quale si chiude tutto questo programma, perché si concluse proprio quando Yuri Gagarin scese sulla Terra, sulla Luna. Poi la seconda cosa, ecco un'altra cosa, il Concilio Vaticano II, c'è una interpretazione proprio del Concilio Vaticano II. Ma la cosa interessante è che la impostazione di stile delle diverse statue, le quali non hanno arti, praticamente hanno un viso inespressivo, ma è soltanto dal dettaglio che si riesce a capire di che cosa si tratta. A proposito di Abruzzo, ci sono delle statue che rappresentano la contadinella e così via, si capisce dal dettaglio di quel piccolo oggetto che rappresenta l'Abruzzo. Ma la cosa particolare è la rappresentazione degli animali, che è cosa che rende unico questo presepe anche per il concorso di tecnologie applicate, perché non basta fare un oggetto, bisogna anche renderlo vicino alla realtà attraverso tutto quello che può uscire da una gestione ottimale della ceramica. Un'altra curiosità, e questa è una cosa molto bella per Castelli, è che questi presepi venivano realizzati dagli studenti che nel corso dei secoli sono diventati genitori, quindi all'interno di Castelli ci sono persone che vedono esposto un personaggio che hanno comunque in qualche modo contribuito a costruire. Il presepe fu realizzato sotto la docenza, diciamo, del maestro Trucchia, un maestro bolognese che ha lasciato una traccia anche come educatore presso i suoi studenti. Gli studenti poi che hanno realizzato il presepe sono diventati spesso insegnanti stessi di questa scuola e anche tutte le persone che poi hanno fatto della ceramica il proprio lavoro hanno avuto un'esperienza su questo presepe. E il bello è molto bello, direi, è il rapporto e il ricordo che queste persone hanno del loro insegnante. Gli insegnanti furono Trucchi e poi ci fu anche il maestro Bentini, erano due persone che venivano da Bologna, da quelle zone, e che portarono qui quella ventata anche interpretativa, perché fu una scelta di stile di rottura. Adesso noi ci spostiamo, dobbiamo vedere un altro pezzo molto importante di vocazione internazionale. Sì. Collezione di vocazione internazionale ed è una raccolta di ceramiche contemporanee. Dal momento in cui è stata istituita, poi ovviamente si è andati avanti, però partiamo con ordine. Qual è l'importanza? L'importanza è la possibilità di offrire agli studenti il contatto diretto con l'opera d'arte. Questa raccolta internazionale fu istituita per merito del professor Vincenzo Di Giosaffatte negli anni '80, preside di questa scuola, che ebbe questa lungimiranza anche, oltre che questo coraggio, di raccogliere qui delle donazioni da parte di artisti provenienti da tutto il mondo. È caso di dire che la scuola di Castelli è molto ben visitata da parte degli artisti, che lasciando il loro pezzo naturalmente lo rendono visibile ad un pubblico molto più esteso probabilmente di quello
legato ad un semplice museo. Questa scuola ha 6.000 visitatori l'anno, è aperta fino a sera e questa raccolta comprende oggetti nei quali c'è anche lo stupore, diciamo, nei quali si registra oggetti che sollecitano lo stupore dei visitatori. È una raccolta di oggetti donati, non sono stati realizzati in questo luogo, sono stati realizzati dagli artisti che ne hanno fatto dono, soltanto in alcuni casi sono stati realizzati con gli studenti qui, ma nella maggior parte sono stati donati. La data è intorno agli anni '80, fu iniziata questa cosa e poi, proseguendo, ci sono stati sempre dei ritmi di donazione abbastanza sostenuti. Fra le ultime cose acquisite c'è questo bell'oggetto di Borghi, che è un artista vivente, oppure del busto di Cipolla, che è stato a lungo un professore dell'Istituto di Firenze. E poi ci sono oggetti di Ugo Nespolo e Zauli, di Visani e di Tramonti, dello stesso professor Di Giosaffatte, persone che hanno segnato con la loro opera proprio la storia del Novecento. Ci sono pezzi di Gio Ponti, cioè di Cascella. È una raccolta bella, ma la cosa più interessante da dire e da considerare è questa. Gli studenti che frequentano questa scuola sono quasi all'80% pendolari, si alzano molto presto la mattina e con grande sacrificio personale arrivano qui. Significa che questa scuola deve offrire loro qualche cosa in più. Fra le cose in più è questo rapporto diretto con l'opera d'arte. Spessissimo io vedo gli insegnanti che nel momento della progettazione portano i ragazzi qui, li mettono davanti agli oggetti, scelgono insieme la tecnologia dell'oggetto in fieri che devono progettare, ne guardano i lati positivi, i lati negativi. Questo confronto con l'opera e indirettamente con l'artista è uno dei doni, diciamo così, del valore aggiunto che viene dato agli studenti di questa scuola. In chiusura volevo che ripetesse una cosa che ci siamo detti senza telecamere. Questa scuola si trova immersa in un bosco, quindi per arrivarci si fa una strada, intorno ci sono tutti i boschi, la scuola è davvero grande, ci sono le aule per il design, ci sono quelle dove mi spiegava ci sono 10 studenti seguiti ognuno da un insegnante, quindi il massimo dell'accortezza, e c'è un silenzio incredibile che insomma è difficile trovare negli istituti affollati, e lei ha fatto un'osservazione importante. Sì, questo è un di giorno, durante le attività didattiche c'è il vociare tipico dei ragazzi che si muovono in questo luogo così vulnerabile, col massimo dell'attenzione, quasi come un riflesso condizionato. È un luogo comunque della concentrazione ed è il luogo della mente prima di essere il luogo della ceramica. Questa ha natura così avvolgente che aiuta a riflettere e anche essa stessa sotto osservazione. Si fanno corsi di paesaggistica, corsi di macrofotografia, si fanno la scuola estiva d'artigianato che adesso verrà fatta l'ultima settimana di agosto. Per cui è una sollecitazione continua. E in questa sollecitazione c'è la presenza costante della natura. Invito tutti a capire e a riflettere su quanto sia importante svolgere il proprio lavoro sotto la parete nord del Monte Camicia, in questo luogo con capolinea di montagna, ma che è un luogo essenzialmente della mente e della concentrazione. Io devo ringraziare tantissimo Carla Marotta, la preside del Liceo Artistico e del Design di Castelli, che ci ha raccontato e anche fatto vivere un po' l'atmosfera che si riesce a respirare qui. Eccoci qui, Francesca, siamo alla chiesa di San Donato, professor Giacomini. È una chiesa questa che è stata edificata all'inizio dell'era moderna, subito dopo la scoperta dell'America, 1500. La chiesa preesistente a che quella... Che si chiamava Cona? Era una Cona, le chiese campestri, come si chiamano in Abruzzo. E poi venne fuori questo spettacolo. Alla fine del Cinquecento questa cona più piccola è stata ampliata nell'attuale chiesa. La vecchia cona aveva un soffitto cinquecentesco
che fu utilizzato, visto che era insufficiente per la nuova chiesa ampliata, per pavimentare la zona intorno all'altare. Allora, perché è famosa la chiesa di San Donato? Perché c'è il cielo di Castelli. Entriamo perché dentro. Perché è l'unico soffitto maiolicato esistente in Italia. Ed è stato definito? La Sistina della Maiolica. La Sistina della Maiolica. Allora, entriamo dentro e andiamo a osservare, ad ammirare questo spettacolo dell'arte castellana. Guardatelo. Quanti pezzi sono, professor Giovanni? Sono attualmente circa 800, purtroppo ci sono state diverse ruberie. Nell'ultimo restauro sono stati messi dei mattoni neutri sotto le travature, proprio per rimediare alle lacune che si erano create nel c'è tempo. C'è qualche incongruenza anche per purtroppo le novità non finiscono mai. Da pochi mesi fa, l'anno scorso, abbiamo ritrovato la testa del San Domenico, che è quel santo che eccolo ha lì, sì. Su cinque mattoni con una testa diversa rispetto al resto del corpo. Ed è stata ritrovata dove? Al Museo di Faenza. Ce la devono ridare però. Beh, adesso speriamo, perché è un po' complicato rimetterla sul posto. Io spero che non ci saranno problemi col Museo di Faenza e dovremmo appunto ricollocarla Questo soffitto è un patrimonio dell'umanità, insomma, dovrebbe essere. Noi vorremmo che fosse riconosciuto tale. E certo, perché quindi è l'arte castellana è tutta qui. E poi è un unicum, quindi è un unicum. Non esiste altro. No, ci sono stati anche altri cieli di Castelli, c'è il secondo cielo di Castelli, il terzo cielo di Castelli. Ma quello, il terzo è moderno, è un rifacimento in omaggio appunto al soffitto di San Donato, fatto alla metà degli anni 50 per una biennale di Milano. E adesso c'è in corso il quarto cielo, che è il cielo d'Italia, perché ha una partecipazione di tutte le città, della ceramica d'arte. E al di là del cielo di Castelli, di questo spettacolo che abbiamo sopra le nostre teste, questa è una chiesa che spoglia, non ha grandi opere d'arte, se si eccettua quell'affresco, mi sembra sia un affresco. Sì, è un affresco perché la chiesa inizialmente era dedicata alla Madonna del Rosario e poi solo successivamente a San Donato. Difatti la dedica della chiesa sono quei mattoni blu che stanno con delle lettere che coprono l'intera superficie del mattone. È stata ricostruita, letta questa scritta 20-30 anni fa da Dino Cappelli, che era un latinista di Teramo, e dice che i cittadini di Castelli fecero questo tempio in onore di Dio e della Vergine Maria. Allora, abbiamo lasciato il cielo di Castelli per ultimo. Adesso andremo a vedere un'azienda agraria che si trova qui a Castelli, che alleva le pecore, che produce il formaggio, quindi produce il latte. Ci sarà Francesca Romana Testi. Poi la tavolata finale, però dulcis in fundo abbiamo voluto lasciare Questo spettacolo. Grazie, che è il merita. Cielo di Castelli. Grazie professor Giacomini. Grazie per tutto lei. Quello che ci ha raccontato della storia della ceramica e dell'arte castellana. Castelli non è però solo ceramica, ma è anche escursioni e poi questa vista splendida sul Monte Camicia, una delle vette del Gran Sasso, con il rappresentante del CAI, Vittorino Di Luca. Parliamo un po' dei sentieri che possono portare a quello che è il nevaio più basso d'Europa. Allora, come rete sentieristica e soprattutto escursionistica sono un sacco di chilometri. Diciamo che la manutenzione soprattutto di questi sentieri è a carico della sezione locale del CAI,
sopportato ultimamente, che verrà inaugurata prossimamente, la messa in opera di sentieristica verticale, perché noi facciamo solo quello con le bandierine, però prossimamente con un progetto pubblico e privato del GAL verranno messe a dimora la segnaletica verticale, che sarà, diciamo, un'informazione in più per chi verrà in montagna a seguire i nostri sentieri. Quanti chilometri di sentieri ci sono? È difficile stabilire quanti chilometri. Da qui dove si può arrivare? Da qui si arriva direttamente al fondo della Salsa, facendo il Colle delle Nozze si arriva al fondo della Salsa, che è il nevaio più basso d'Europa, siamo a 1100 metri di livello, sotto l'anfiteatro della parete nord del Monte Camicia. Però da questo sentiero ci si può collegare come bretella al sentiero dei Quattro Vadi, che parte da Vado di Sole e finisce a Praditivo, collegando i valichi, i vecchi sentieri di comunicazione fra le genti del versante nord del Gran Sasso con quelli del versante sud, dove anticamente le carovane dei muli, degli animali da soma, portavano le ceramiche nel versante aquilano, facendo il baratto con i contadini, i pastori della zona di Castel del Monte e anche con le cittadine di Popoli e Bossi. Anche perché qui la catena del Gran Sasso si vede praticamente tutta, no? Si va dal Camicia, sì, poi il Prena e da quella parte si vede chiaramente il Brancastello che è lì dietro fino al Corno Grande, che è questo che abbiamo qui di fronte, e subito dietro il Corno Piccolo. Quindi qui il Gran Sasso si vede. È tutto. Il versante teramano. Il versante nord del Gran Sasso è tutto qua. A 360 gradi. E qui si vede non la Bella Addormentata, come dicono a Pescara, ma è il gigante che dorme, perché ricordiamo che il Gran Sasso è il gigante che dorme. Azienda agricola, ci occupiamo di uno dei prodotti più famosi in Abruzzo, parliamo di pecore e raccontiamo quello che è il lavoro all'interno di un'azienda sotto tutti i punti di vista. Qual è la prima cosa che dobbiamo dire di questa azienda? Allora, innanzitutto siamo a Castelli, in un'azienda familiare, a conduzione familiare, nata 15 anni fa, all'inizio allevavano vacche da latte, dopodiché si è trasformata l'azienda in allevamento degli ovini, e diciamo che fondamentalmente l'idea è stata ottima. Perché? Perché essendo in un paese di pedemontana, quindi comunque con un'altezza dove il terreno, dove comunque anche il clima fa sì che la coltivazione sia povera, la miglior cosa è sicuramente quella dell'allevamento dell'ovino oppure l'allevamento della razza marchigiana, che comunque sono animali che riescono a sfruttare il pascolo e con delle risorse povere riescono a dare comunque il meglio. Diciamo che l'allevamento ovino, sicuramente per quanto riguarda l'ovino, diciamo che ci sono tre tipologie di allevamento, che possono essere allevamento ovino da carne, allevamento ovino da latte oppure allevamento per la triplice attitudine, quindi la lana. Purtroppo in questo caso abbiamo delle pecore, un allevamento per l'ovino da latte. Abbiamo due razze, diciamo, l'allevatore qui, il nostro Donato, ha nel gregge due razze, che sono la Barbaresca e la Lacon, una razza francese. E diciamo che questo è volto, non la purezza, diciamo che la diversità delle razze fa sì che comunque anche qualitativamente il latte sia comunque molto diverso e quindi molto migliore. In particolare adesso le pecore stanno risalendo, raccontiamo quella che è una giornata, quello che è ovviamente il movimento, il significato? Diciamo che sicuramente la mattina le pecore, prima di uscire, ritornano nello stazzo, nell'ovile, prima di uscire sicuramente avviene la prima mungitura della pecora, che in questa azienda, come vedremo anche dopo, la mungitura è ancora fatta al secchio, a mano, quindi non è meccanizzato come avviene in altre situazioni. E dopodiché le pecore escono al pascolo per l'intera giornata, diciamo che fondamentalmente nelle giornate più calde, fino alle 10, alle 11 del mattino, dopodiché devono rientrare, riescono nelle ore più fresche del pomeriggio, quindi verso le 3, le 4 del pomeriggio, fino alle 6 la sera, e dopodiché, come adesso, tornano per un'altra mungitura e poi passano la serata nell'ovile insieme agli agnelli. A Donato chiediamo una cosa importante: in Abruzzo c'è una leggenda che dice che il pecorino deve essere toccato solo esclusivamente dalle donne,
Questo è anche per la trasformazione e anche per la mungitura, perché prima facendo la mungitura a mano la maggior parte veniva svolto dalle donne, perché magari gli uomini si occupavano dei lavori un po' più pesanti, invece le mogli o le figlie si dedicavano a fare questa mungitura a mano allo stazzo oppure in azienda stessa. Ad Antonio invece, lui ovviamente si occupa di tutta la parte che riguarda la salute degli animali, in questo caso la transumanza, per così dire, il movimento, cos'è che è indispensabile per ottenere un prodotto, quello che poi si cerca di ottenere? Il prodotto, diciamo che la qualità dipende dai pascoli, dal pascolo, diciamo che soprattutto in questi terreni, soprattutto nella pedemontana, l'erba è ricca di una grossa varietà botanica, per cui il profumo di tutte le essenze foraggere, quindi dell'erba, poi vengono portate nel latte e quindi abbiamo questo prodotto eccezionale. Dove devono andare adesso le pecore? Allora, segue il passaggio. Andiamo direttamente dentro? Sì, e dopo là verrà fatti tre gruppi. C'è il gruppo che va fatto in mungitura, l'altro gruppo che hanno i figli in lattazione e l'altro gruppo che va all'interno del recinto. Donato, Antonio, ci troviamo proprio dentro la stalla, abbiamo visto c'è una separazione che fanno da sé le pecore. Sì. Questo è il momento della mungitura, è sera? Sì. E quindi adesso come si procede? Allora, si incomincia una volta catturate l'animale nella cattura, che così restano bloccate, non si possono muovere, e si incomincia a fare la mungitura a mano singolarmente, ogni capo va fatto due volte al giorno, la mattina e la sera, e niente, possiamo... E per farlo ci abbiamo veramente una protagonista unica, sì, è la signora Teresa. La cosiddetta donna di casa che munge e fa la mungitura a mano. Fa la differenza nel pecorino, la produzione del pecorino. Fa la differenza nel pecorino. Allora, noi lasciamo la signora Teresa fare quello che deve fare, così poi intanto lo raccontiamo. Quindi lei si prepara e fa tutto quello che deve, prego. Incomincia... Ad Antonio chiedo un'altra cosa, ovviamente tu ti occupi di tutto l'altro aspetto che è quello della salute, di quello che è anche... La salute dell'animale, che poi è la tutela quindi della salute dell'uomo. Una cosa importante che dicevamo, abbiamo dato il mangime alle pecore, in questo momento stanno mangiando, e mi stavi spiegando una cosa importante, tu puoi dare l'erba, puoi farle stare al pascolo tutto il giorno, però hanno bisogno di carboidrati. Esatto, il concentrato, per cui perché comunque il carboidrato è quello... È l'elemento che dà energia e quindi che dà energia per produrre sia latte che carne. Per cui diciamo che qui come concentrato tutto non OGM, tutto prodotto dall'azienda, per cui orzo, per cui mais, gran turco e un po' di favino, che viene dato generalmente alla sera quando le pecore tornano in stalla dopo che tutto il giorno sono state fuori al pascolo. Il fatto di doverle mungere due volte al giorno ha a che fare con la salute dell'animale? Il fatto che certamente, perché comunque la mammella produce latte in continuazione, quindi più la mammella si svuota e più comunque ha spazio per riprodurre latte, più la mammella invece è piena e più comunque non producono latte. Anzi, diciamo che in alcuni studi è stato visto, soprattutto nel comparto bovino questo, che addirittura mungendo per 3-4 volte al giorno la vacca, la produzione di latte è ancora maggiore, proprio per quel discorso di svuotare la mammella e quindi per lasciare un comparto. Per buona pace degli animalisti, la mungitura a mano fa male alla pecora? Guarda, la mungitura a mano diciamo che è un metodo attualmente, come nel comparto bovino, diciamo che anche nella pecora, nei grandissimi allevamenti, qui siamo in un allevamento di circa 400 capi, per cui l'allevatore fa tre gruppi di lattazione, tre gruppi di lattazione annuali, quindi un gruppo di lattazione, un gruppo in asciutto e un gruppo con gli agnelli dove non vengono munte, per cui diciamo che ogni 4 mesi le pecore che vengono munte all'incirca sono 120-150, per cui sono dei numeri che ancora con la tempistica e con i costi non riuscirebbero ad ammortizzare il gruppo mungitore. Però diciamo anche che fondamentalmente quindi la mungitura a mano fa sì che innanzitutto diciamo che la mammella della pecora viene toccata giornalmente, per cui magari al pascolo l'animale si ferisce, si fa male, se uno attacca la macchina diciamo che non riesce a capire, per cui nel latte poi andrebbero sporco, l'infezione, il sangue, eccetera.
eccetera. Certamente è normale che loro hanno un'ulteriore accortezza, cioè se le vede tra un po' la signora dopo due o tre pecore va subito a metterlo nel bidone dove con lo scolalatte, quindi tutte le impurità vengono lasciate a galla, quindi vengono eliminate. Se è no, molto effettivamente, veloce la mungitura, vero? Sì, la mungitura è molto veloce perché non siamo di fronte a una vacca che produce ogni mungitura 15-20 litri di latte. Qui siamo nelle pecore che per ogni mungitura produce mezzo litro, un litro di latte proprio al top, al picco della lattazione, per cui generalmente una pecora produce al picco di lattazione 2 litri di latte al giorno. Poi come si procede? Ovviamente lei continua con tutte quante le pecore. Quali sono le fasi più importanti, quelle dove bisogna stare veramente attenti, quelle che danno il valore aggiunto che abbiamo detto? Allora, bisogna stare attenti nella mungitura, soprattutto la pulizia, il tipo di mungitura, è tutto un complesso, il tipo di la procedura nella trasformazione e tutto quanto. La cosa più importante, ripeto, la mungitura la pulizia. La pulizia, facendo la mungitura a mano, è un pochettino diverso da facendo la mungitura con la macchina. La macchina sì, è precisa, è una macchina pulita e tutto quanto, però se non ci si sta accorti e tutto quanto, quello là non vedi quello che passa, magari l'animale o c'è un'infezione con la mastite, magari un po' di sangue, certo. E tutto quanto non riesci a vedere, invece facendo la mungitura a mano tu la passi, ripeto, singolarmente e riesci a controllare meglio. E questa è una divisione fatta tra uomini e donne, avete detto. Infatti questa fase è femminile in questo caso. Diciamo adesso i tempi di oggi è sia l'uomo che la donna. Quando invece prima i nostri nonni e i nostri genitori, la donna era quella che mungeva le pecore e le mucche e tutto quanto, che poi prima la mungitura e dopo la trasformazione, quando l'uomo magari era più per i lavori più pesanti, fienagione, i campi, i lavori dei campi. Voglio fare un appunto con questo metodo, questo è un momento importante, a parte per la mungitura, quindi per vedere eventuali lesioni di mammelle, ma è un momento dove l'allevatore si rilassa, riesce a controllare ogni singolo soggetto, sì. Perché magari in un gregge dove poi vai con la mungitrice meccanica, per cui tu non hai contatto, tante volte ti accorgi magari anche di una polmonite, di una diarrea dell'animale, quindi di uno stato di malessere dell'animale molto più tardivamente, invece così toccando le mattine e sera tu ti accorgi, sì, subito, sì, quando l'animale sta male, e quindi minor animali che purtroppo devono abbandonare per forza l'azienda, minor uso di farmaci, di medicinali per gli animali, quindi tutto questo fa, andando a fare la somma, tutto questo dà la qualità al prodotto. Finita la mungitura, adesso che cosa facciamo vedere? Allora, finita la mungitura, il latte va trasportato in laboratorio e si incomincia a fare la trasformazione dei prodotti. E chi la fa? Mia moglie. E allora abbiamo detto, adesso tutto passa a Franca, perché a questo punto c'è la lavorazione che è esclusivamente delle donne, perciò abbiamo visto la signora Teresa versare il latte per cercare di fare tutta la separazione dovuta alla mungitura. Adesso che succede? Adesso c'è la trasformazione del latte appena munto, da questo viene messo in questo caldaio riscaldato a 36-37 gradi. Questo è un latte al crudo, noi non pastorizziamo, proprio per mantenere la qualità ottimale del latte fresco, e niente, poi viene versato il caglio, tempo mezz'ora, 45 minuti, e arriva la cagliatura, che sarebbe questa. Poi c'è lo spino, che serve per rompere la cagliata, e viene a dividersi il formaggio dall'acqua che fa parte del latte, diciamo. Questa è la prima che si ottengono da questo momento in poi. Allora, qui si può ottenere sia le giuncate se facciamo un latte pastorizzato, o se no noi facendo il crudo praticamente facciamo il formaggio, sempre pecorino, tutto pecorino, e a parte il pecorino semplice dai 2 mesi di stagionatura, lo stagionato dai 4-5 mesi. E poi facciamo anche gli speziati. Questo, gli speziati, parliamo di formaggi al tartufo, con le noci, zafferano. Dopo il mio
diciamo, come posso dire, una mia chicca personale, pecorino con la cannella, è stata una mia, diciamo, invenzione. Sì, ed è molto molto buono, se piace la cannella e il formaggio è ottimo. E diciamo si fanno anche tante altre cosine. Dopodiché, una volta fatto questo, a finire si rimette, si tira fuori tutto il formaggio e da qui, una volta finito, poi si rimette a riscaldare il siero che servirà per fare la ricotta. Si chiama ricotta proprio perché viene ricotto il siero. Allora, l'acqua ci serve per aiutare a dividere il formaggio che si è cagliato dal siero. Dopodiché ci aiutiamo con un mescolo per stringere il formaggio. Noi lavoriamo esclusivamente a mano, non abbiamo attrezzature di nessun genere. Ogni forma di formaggio, ogni singola forma di formaggio è fatta esclusivamente a mano. Non uso guanti perché ho bisogno di sentire la temperatura del siero in base alla caloria che otteniamo. Questi sono dei contenitori perché adesso la prima fase quale sarebbe? Sarebbe quella di tirar fuori il formaggio e formare la caciotta di formaggio. Questi sono delle fuscelle che daranno forma ai formaggi come prodotto finale. Abbiamo detto che in realtà l'ultima cosa che si fa è la ricotta. Sì. Perché? Perché prima di tutto viene liberato il siero dal formaggio, dopodiché una volta che si è finito il tutto, il siero si cola per eventuali residui di formaggio, si rimette a bollire. Dopo, noi, per far venire una ricotta anche leggermente un po' più morbida, delicata, riaggiungiamo un paio di litri di latte di pecora e si porta in ebollizione. A in circa 85 gradi comincia a fiorire i primi fiocchi di ricotta. E per questo si chiama ricotta, perché viene ricotta per la seconda volta. Cosa importante? Il minimo di stagionatura qual è? Allora, noi facendo il latte crudo, il minimo di stagionatura dobbiamo superare almeno i 60 giorni per poter vendere il formaggio, 2 mesi. In particolare poi qual è la differenza? Allora cerchiamo di spiegare, la stagionatura che cosa crea poi sul sapore finale? Crea il sapore, allora più andiamo avanti con la stagionatura, se parliamo di un formaggio di 2 mesi possiamo parlare di una cosciotta da tavola, bianco dentro, molto morbido, delicato, quando si mangia si scioglie in bocca, molto, molto buono. Andando avanti con la stagionatura parliamo da un semistagionato o stagionato che comincia a andare dai 4-5 mesi fino a 7-8 che comincia ad indurire, il formaggio diventa più duro, più asciutto, molto più saporito e anche a volte quando diventa stagionato, tipo se parliamo per il grattugiare, diventa molto piccante perché il pecorino nella stagionatura nel tempo diventa molto forte. E diciamo che ci sono anche parecchi, diciamo, persone che gradiscono proprio questo sapore molto forte, a differenza del latte di mucca che è molto più delicato, più leggero, meno piccante. Allora vediamo qual è il riempimento dei contenitori. Allora, che hanno dei fori laterali che, sì, che serve per far fuoriuscire il siero. Come si chiama questo procedimento? In questo momento quello è caglio ancora? Questa è la cagliata, sì, che noi abbiamo rotto, si sta formando adesso il formaggio. Questo mano a mano che scola si separerà il siero dal formaggio. Qui, che andremo ad aiutarci con le mani a spingere in modo che prenderà forma. Il siero si raccoglie in un contenitore che poi verrà riversato nel caldaio per fare la ricotta. Se uno dovesse assaggiarla in questo momento, che sapore avrebbe? Dolce? Dolce. Delicato? Molto delicato, ottimo, molto molto buono. Qualcuno comunque noi lo chiamiamo usa... aggiuncata, o sono a Castelli si usa dire lo strisciocco. Che si mangia? Sì,
che sarebbe formaggio prosciocco, la parola sua, proprio nel senso che appena aschi è stretto, no? Che ancora contiene siero ed è ancora caldo. Qui. Mettiamo sempre con un po' d'acqua calda che mi aiuta a modellare bene il formaggio. Già mantiene la forma? Sì, però viene rigirata, viene riversata, rotta per essere poi finita a riempire. Ah, quindi comunque si ristringe, vero? Sì, sì, mano a mano si va sempre a ristringere, a perdere il siero e diventare più compatto. E ovviamente quella è la stagionatura, quando si secca? Sì, sì, sì. Questo poi farà, appena finito, verrà messo in salatura, per questo farà una salatura di 24 ore. Una volta finita la salatura vengono tirate fuori dalle fuscelle e messe in cella frigorifera per stagionare. Abbiamo visto, si è ritirato tantissimo, si parlava ovviamente di siero, è quasi la metà rispetto a prima, adesso sì. Qual è il procedimento? Adesso una volta finito a dare la forma al formaggio viene messa in salatura per 24 ore, per questo questa sera, diciamo a quest'ora si mette, appena finito facciamo la salatura, domani mattina alla stessa ora di questa sera, per rispettare le 12 ore e poi le 24, verrà rigirato per fare la salatura sì, all'altro lato. Dove viene lasciato per queste 24 ore? Allora, in cella frigorifera, la mettiamo. Questa è la cella frigorifera, allora sì. Che caratteristiche deve avere in questo caso? Allora, in questo caso questa è una cella frigorifera ventilata, praticamente ha una temperatura costante di 14 gradi per il formaggio, non deve stare né troppo alto né troppo basso, e il tasso di umidità lo portiamo all'incirca sugli 80 gradi. Adesso invece andiamo a vedere le opere finite perché c'è un altro spazio dedicato proprio a quelle. Sì, punto vendita. Questo è proprio il punto vendita. Abbiamo detto ci sono delle caratteristiche, ognuno in qualche modo crea quella che è il suo sapore perfetto. Prima di tutto abbiamo detto mi sono inventata quello con la cannella ed è questo qua. Questo qua, questo è stato... io ogni tanto faccio delle prove perché mi piace cambiare, assaggiare nuove cose. E ho provato con la cannella, per questo all'inizio feci delle piccole prove, poi li feci assaggiare per vedere se poteva essere fattibile l'idea e ho visto che invece è proprio piaciuta. Per questo la cannella in polvere è solo esterna praticamente, però andando in stagionatura nel tempo assimila tutto l'aroma della cannella stessa, se no dentro il formaggio diciamo è bianco. Notavo un'altra caratteristica tutta abruzzese, quello con lo zafferano. Sì, zafferano e zafferano e pepe anche, ci sta sia zafferano e pepe. Ed è un contrasto zafferano e pepe? Allora, c'è sempre il sapore dello zafferano, però il pepe gli dà quel pizzico in più di quel piccantino che ha il pepe di suo. Ed e invece se doveste dire qual è la cosa che vi viene meglio di tutti, che piace più di tutte, qual è il vostro cavallo di battaglia? Allora, a parte la cannella, perché questa è stata una cosa mia, personale, che penso che non troverete facilmente, è il pecorino stagionato, quello molto stagionato che fa la lacrima d'olio, bello proprio lucido. La lacrima d'olio. Il pecorino stagionato, ovvero pecorino, deve rifare la lacrima d'olio. Quando viene tagliato davanti al formaggio, fa quel trasudo di olio suo, pecorino. E quanti mesi ci vogliono per ottenere? Ci vogliono 7-8 mesi abbondanti. Poi dipende dalle grandezze dei formaggi, perché magari quando sono piccoli arrivano molto presto. Tipo quel formaggio lì che pesa 8 kg, almeno quello deve stare un anno e mezzo o due. Ah, perché è più grande, quindi per riuscire a arrivare dentro. Ci vuole molto tempo. Allora, noi abbiamo fatto insomma una bella carrellata per far vedere quello che è tutto il procedimento per arrivare al prodotto finale, che è insomma una caratteristica, una peculiarità, e poi abbiamo visto anche un prodotto che non avevamo mai trovato, che è quello con la cannella. Noi ringraziamo tantissimo Donato, Franca, Antonio, che insomma si occupa di tutta la parte degli animali, del bestiame. Ringraziamo anche la signora Teresa che ci ha fatto vedere la mungitura a mano, che è veramente particolare. Adesso passiamo da un prodotto tipicamente abruzzese a una tavolata dove ci sono dolci, primi, secondi e tutte le particolarità di questo territorio. Allora andiamo in piazza. We'll be right back.
Bene Francesca, siamo arrivati alla fine, allora ci aspettano gli per amici di Castelli, sì, per la tavolata finale dove troviamo la signora Lina, poi il sindaco Rinaldo, ci sono il professor Giacomini, il vice sindaco, l'assessore. Allora, questi sono i piatti tipici di Castelli e del Teramano e vediamo che avete fatto un assortimento fantastico. Questi sono i dolci, però partiamo dai primi, no? Partiamo dal... queste sono le famose virtù, signora Lina. Sì, sono le virtù che noi facciamo da sempre, diciamo così. Diciamo che è una tavolata ricca, che... questa, non solo per quello che c'è da mangiare, ma soprattutto per i contenitori, che anche sono i contenitori tutti di ceramica, che sono di Castelli. Sì, tutti... tutta ceramica di Castelli, tutta ceramica. Queste invece le fregnacce? Queste sono le fregnacce, che non è altro che la pasta all'uovo, le sfoglie, con carne macinata e parmigiano. Poi abbiamo i ravioli dolci, questi invece? Questi sono i maltagliati con le voliche. Le voliche non sono altre che spinaci selvatici che andiamo a raccogliere sugli stazzi di montagna. Poi si cuociono con salsiccia, pancetta e tutti gli altri odori, misto a questa pasta maltagliata. Poi ci sono la chitarra con le pallottine, questa, la chitarra molto sottile, molto perché sottile, c'è la famosa fatta storia, proprio con la chitarra. C'è la famosa storia che più importante è l'ospite, più sottile è la chitarra. Poi le scrippelle busse. In busse. E poi ci sono gli gnocchi al tartufo che ha voluto presentare un ristorante di Quattro Valli. Poi vedremo i ristoranti che hanno contribuito a questa tavolata. Questi sono i secondi. La galantina. La galantina con l'agrodolce, la bistecca di vitello. Di marchigiana. Quella è la bistecca di marchigiana ed è una cosa particolare. Questo è agnello nostrano, sì. Preso qua in zona e fatto arrosto al forno. Poi c'è il baccalà con le patate. E poi ci sono le verdure grigliate al forno con il ripieno. E poi non possono mancare gli arrosticini. Gli arrosticini, che sono un piatto tipico abruzzese, diciamo, ma che voi avete messo dentro a quel contenitore di Castelli. Siccome io assaggio sempre un piatto, allora io assaggio un arrosticino. Se il sindaco me lo prende, così vediamo un po'. Eccolo qui. E vediamo come se sono buoni. Sono molto buoni. Allora, queste sono le mazzarelle teramane. Sì, anche castellane. Anche castellane, anche però castellane, il piatto è diciamo del teramano della provincia di Teramo. Della provincia. E poi ci sono queste che hanno un nome particolare. Che sono? Noi le chiamiamo le ammazzafame. Ammazzafame con pomodoro e peperoni, che in genere si consuma nel pomeriggio però anche verso le tre. L'orimbezzo. Ecco. L'orimbezzo. L'orimbezzo, perché? Perché in genere si portava in campagna quando si stava a lavorare, nell'intervallo tra il pranzo e la cena, oppure tra la colazione e il pranzo, c'era lo spuntino e si consumava insieme al formaggio. Io intanto continuo, finisco l'arrosticino, sì. Una varietà di dolci, sì. Favolosa. I dolci sono io solo... Io però partirei da questi, che io ho una passione per questo, sì. Tipo di dolci. I dolci sono solo ed esclusivamente castellani nel vero senso della parola. Questi sono i fritti di latte fatti di crema, poi passati nella farina e nell'uovo e leggermente soffritti. Questi sono i finocchietti a base sempre di mandorle, miele, cioccolato e quant'altro. Le sfogliatelle, i bocconotti. Che hanno una forma particolare. Devo Beh, dire. Questo dipende dallo stambino dallo che stambino. Uno usa. Poi queste io non ho mai viste, che sono? Questi sono i torroncini, sono due tipi di torroncini. Questi sono di pasta frolla e marmellata, con il ricoperto del bianco dell'uovo. E questi invece sono di mandorle, zucchero. Sì. E poi ci sono i mostaccioli. Mostaccioli nostri. Che solo a Castelli si fanno. Allora, vanno assaggiati dopo. E gli ingredienti sono cioccolato, mandorle, cannella, il miele. Eccolo qui il miele, questa è la cannella. E poi ci sono le noci, le noci, nocciole. Sì, le noci e le nocciole che servono per fare questi altri dolcetti qua. Io guardo qui perché questo è uno dei miei preferiti. C'è il debole. Allora, Francesca, siamo arrivati alla fine, poi assaggeremo le speciali. Io ho assaggiato gli arrosticini, sono buonissimi. Sindaco, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sì. Speriamo di aver raccontato Castelli per intero e fatto vedere quelle che sono le caratteristiche peculiari, ma basterebbe guardare questo piatto, questi piatti che sono qui, per riassumere lo scopo di questa puntata. È così?
Sì, assolutamente. Io ci tengo in conclusione a ringraziare innanzitutto tutti i ristoratori che ci hanno dato una mano a preparare questa bellissima e abbondante tavolata. Quindi ringrazio il ristorante Grue, il ristorante da Yolanda, il ristorante Cinque Sensi, i Quattro Vadi, il ristorante da Luisetta di Colle d'Oro e la trattoria ristorante Santa Maria della Neve di Befero. E poi, visto che siamo alla fine, ricordiamo anche che Castelli non è solo il centro storico, ma ci sono anche le frazioni. Sì, assolutamente. Castelli è un centro molto vario, dove sono diverse attrattive, sono tante frazioni, tra cui Colle d'Oro, Villa Rossi, Befaro, Le Casette, quindi è un borgo, una comunità molto vivace. Vorrei ricordare che lei non è sindaco da molto tempo. No, siamo un'amministrazione, siamo insediati da poco tempo. Da pochissimi giorni, da poco insomma, tempo. Quindi è all'inizio di questa avventura. Bene, grazie. Grazie a tutti, grazie alla Giunta, signora Lina, al professor Giacomini che ci ha accompagnato nella visita della favolosa chiesa di San Donato e poi del museo delle ceramiche castellane. Grazie. Noi ringraziamo Francesco, anche ovviamente Vincenzo che non è qui alla tavolata e che ci ha fatto vedere questa importante arte, e tutta l'amministrazione comunale e tutti coloro ovviamente che hanno partecipato a questa puntata, quindi l'appuntamento è per la prossima puntata. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito.